Sarà nominata entro il 20 aprile prossimo la nuova giunta comunale di Taranto, un passaggio necessario dopo l'elezione a consigliere regionale del vice sindaco Alfredo Cervellera, ma anche in virtù dei cambiamenti politici legati al probabile approdo in via Capruzzi anche della capogruppo del PD al comune, Anna Rita Lemma. 2 settimane che il primo cittadino Ipazio Stefano impegnerà per valutare le scelte da fare, consultare i partiti e programmare i prossimi anni di amministrazione sino alle comunali del 2011. Il sindaco, nel corso della conferenza stampa di dimissioni di Alfredo Cervellera dalla carica di vice sindaco e assessore all'urbanistica, ha ribadito l'intenzione di voler selezionare con cura i prossimi assessori, non guardando in faccia a nessuno, partiti compresi. Diciamo che siamo impegnati per trovare il meglio per questa città, per la città di Taranto e per i cittadini di Taranto, ascoltando tutti, perché qui non si tratta di fare né filosofia né politica ad alto livello, dobbiamo fare cose concrete, cioè dobbiamo aggiustare le strade, dobbiamo aumentare le rotatorie, dobbiamo cercare di aumentare i posti di lavoro, quindi impegnarci a creare le condizioni per i posti di lavoro, dobbiamo trovare le case per le persone, dobbiamo continuare a difendere l'ambiente, quindi si tratta di trovare delle persone che amino veramente la nostra città, amino i cittadini di Taranto e abbiano delle capacità per poter appunto dare risposte a queste esigenze. E qualora a livello politico non dovessero arrivare soluzioni soddisfacenti, il sindaco lancia la provocazione di un governo istituzionale. Noi non possiamo andarcene a casa in questi 2 anni, perché far venire un commissario sarebbe la fine. Stiamo appena uscendo da questo mare di sofferenza e dobbiamo ora invece concentrarci per recuperare il tempo perduto.